uno dei problemi che ci poniamo qui a Pisa è come costruire un nuovo municipalismo, un modo di governare la città che non chiuda un'amministrazione in un palazzo, ma porti invece le persone, tutte quelle che attraversano le città, con le diverse cittadinanze che possono esprimere, a dire la loro, a costruirla effettivamente la città, attraverso nuovi strumenti decisionali che mettano veramente in relazione i territori del comune con l'amministrazione centrale e anche le diverse forme di presenza. Uno dei temi che ci stiamo ponendo, che per noi è particolarmente rilevante, è come far sì che chi vive nella città, anche se non ha la residenza, possa effettivamente dire la sua e contribuire a progettare la città. La composizione della città oramai è cambiata, la cittadinanza è composta da persone con provenienze, con culture, con origini molto diverse. Questo è quello che ci dice la città reale. La politica di questo si è occupato molto poco, le comunità immigrate sono o invisibili o criminalizzate. Di fatto non c'è una vera partecipazione della popolazione immigrata alle decisioni e alla vita pubblica della città. Da questo punto di vista noi proponiamo un cambio completo di prospettiva e di proposta politica, una idea di città plurale, una idea di città meticcia in cui i contributi e i diritti di tutte e di tutti, a prescindere dalla nazionalità e dalle origini, siano riconosciuti e trovino spazio. Che sia sostenibile da un punto di vista ambientale, una mobilità che tuteli la salute dei cittadini, una mobilità che garantisca accessibilità a tutte e a tutti a prescindere dal reddito e dalla capacità fisica delle persone e dall'età, e infine una mobilità che garantisca sicurezza in termini appunto di rischio di incidenti e rischio di incolumità nel frequentare alcuni luoghi. Quindi su questo ci siamo mossi identificando quelle che sono le principali criticità. Abbiamo definito degli ambiti, delle aree anche geografiche, spaziali di intervento possibile, ovvero il rapporto tra la città e il suo intorno, quindi l'area vasta, i comuni limitrofi e i pendolari che gravitano su Pisa e che sappiamo rappresentano una risorsa ma anche un problema in termini di mobilità. Ci siamo concentrati principalmente sull'emergenza abitativa che caratterizza la città di Pisa, la nostra città, che è un dato estremamente allarmante. A fronte di una presenza di case sfitte, sia di patrimonio pubblico che privato, enorme. Per cui noi ci stiamo impegnando a individuare quali soluzioni per farle, quali leve utilizzare per rendere disponibile questo patrimonio. Anche con forme, voglio dire, più sia propositive ma anche eventualmente coercitive. Inoltre crediamo che il patrimonio immobiliare pubblico da tempo necessita di manutenzioni sia ordinarie che straordinarie che non sono più state attuate. La nostra attenzione si è focalizzata molto sugli asili nido, che sono stati a Pisa un elemento di discussione anche pubblica molto forte negli ultimi anni, e abbiamo cercato di immaginare vari interventi. Il primo intervento è quello di cercare di riportare tutta l'utenza a una gestione diretta o indiretta del servizio, eliminando questa pratica che è quella dell'acquistare dei posti per dei bambini in strutture convenzionate. Questa cosa ha come scopo l'aumento della qualità del servizio e la facilità, diciamo, di coordinamento pedagogico del servizio stesso. Spesso si parla di Pisa come una città di pace, però in realtà, nonostante la presenza a Pisa di anche del corso di laurea in scienze per la pace, del CISP, di eventi che vengono pubblicizzati come eventi a favore della pace, della solidarietà, noi vediamo che in realtà le politiche vere, le politiche effettive, quello che succede, vanno in senso contrario. Il caso più eclatante che ci troviamo di fronte ora, proprio in questo momento, è il fatto che, lungi dall'andare verso una dismissione o un depotenziamento di Camp Derby, come si era parlato di questo
fino a poco tempo fa andiamo verso un potenziamento, per esempio, delle basi militari presenti in città. A breve inizierà la costruzione della ferrovia che collega Camp Derby con da una parte il porto di Livorno, dall'altra parte l'hub aeroportuale, e quindi ha un aumento potenziale, ma poi che sarà un aumento effettivo, del passaggio delle armi ed eserciti attraverso il nostro territorio e del fatto che Pisa diventa una città funzionale alla logistica militare che lavora sui conflitti armati esistenti, cioè in pratica una città funzionale alla guerra.